Ciao ragazzi, oggi una sessione di pesca a Trautaria. Vi porto con me in questa battuta di pesca dopo tanto tempo che ero lontano dai campi gara di acqua dolce e speriamo di divertirci, di fare anche qualche bella cattura. Faccio vedere un po' le esche che utilizzo, le attrezzature e venite con me in questo video. Dai ragazzi! Questa volta c'è qualcosa. Pesce. Procediamo con il rilascio. Prima di iniziare la nostra battuta di pesca facciamo un po' un'analisi di quello che è lo specchio d'acqua dove ci troviamo. Ed è un lago artificiale dedicato esclusivamente alla Trautaria, quindi sono pesci stanziali, pesci già punti magari due o più volte, quindi sono pesci molto abituati ad avere, ecco, quella malizia nell'attaccare anche le esche artificiali, quindi sono pesci difficili, non sono pesci pollo, trote pollo, ma diciamo per essere efficaci in pesca, in termini di catture, serve capire la profondità in cui sono attivi, il tipo di artificiale, il tipo di recupero, e quindi ecco è tutto un mondo da scoprire e che rende anche più interessante questa tecnica di pesca. Iniziamo la battuta di pesca con la tecnica dello spoon e in particolar modo io inizio con un micro spoon da 0,9. Vediamo se abbiamo risultati su questa tipologia di esca, che diciamo lo spoon è un po' un'esca anche da partenza, è un'esca con cui possiamo pescare in tutti gli strati di profondità per capire in quale fascia d'acqua stazionano le trote. Proviamo qualche lancio, vediamo se ci sono risposte. Una tocca, eccola qua, pesce in canna, cattura e si è slamata. La cosa bella di pescare con l'acqua così chiara è che tu riesci a vedere come reagisce la trota in base al tipo di movimento che fai, all'esca che usi, però è pur vero che poi con l'acqua così chiara è tutto molto più difficile perché anche le trote riescono a vedere meglio l'esca, riescono a vedere il terminale magari, l'amo, e quindi ecco si innesca un
un processo mentale anche nel pescatore nel riuscire ad individuare prima della trota l'esca giusta e il recupero giusto. Faccio ancora un lancio. Questa volta provo a sondare la fascia più superficiale della colonna d'acqua. Anche qua il fondo non è tantissimo, sarà massimo un metro e mezzo. Però voglio dire se c'è qualche pesce più attivo a stretto contatto con la superficie. Ah, ha avuto una tocca, che è sempre buono sperimentare. Questa volta c'è caduta. Ecco qua, pesce. E procediamo con il rilascio. Successivamente allo spoon decido di andare a sondare un po' le fasce d'acqua superficiali con esche di superficie innescando dei popper. Vediamo se ho delle risposte anche in questo senso, visto che vedo che ci sono tanti pesci ma sono concentrati nelle parti più alte della superficie, della fascia d'acqua più superficiale. Vediamo di stimolarli all'attacco con queste tipologie di esche molto particolari. Allora, tecnica popper. Okay. Lo mettiamo sempre nel nostro snap, micro snap, così non ci sbilancia più di tanto la nostra esca artificiale. E facciamo un'azione di recupero molto particolare che ora ti faccio vedere. La tecnica del popper è una tecnica che io ho imparato da un mio caro amico. E che cosa si fa? Si cerca le trote più attive nella fascia d'acqua superficiale. Quindi una volta lanciata la nostra esca la facciamo cadere in acqua e aspettiamo qualche secondo per capire se abbiamo delle reazioni, perché molto spesso anche l'esca ferma sull'acqua, viene avvertita dalla trota che molto molto spesso sale dal basso e sferra un attacco veloce. Ecco qua, adesso già ci sta vicino, la vedi? Ecco, è andata a toccare col muso la nostra esca artificiale, ecco, però non è stata convinta all'attacco, per cui recuperiamo ancora qualche ventina di centimetri, vediamo se vuole attaccarla. Eccola, mi rifermo di nuovo, vediamo se gli interessa l'eschetta. Eccola! Questa è la tecnica del popper ed è una tecnica che viene utilizzata nelle fasi di apatia, quando vediamo le trote magari che bollano ma che non decidono mai di attaccare la nostra esca artificiale. E quindi è un'esca che comunque ha il suo perché anche in acqua dolce, anche in queste situazioni di totale apatia. Quindi questa esca artificiale nel loro immaginario va a simulare quello che può essere un insetto che si trova in superficie, no? Che vuole sfuggire, vuole recuperare la riva, e loro lo attaccano perché vogliono anticipare i movimenti di questo insetto che tende di
mettersi in salvo la vita. Tieni l'artificialino, sì, tecnico. Allora, dopo essere partiti con lo spoon, il popper, quindi strati anche più superficiali dell'acqua, ora facciamo un tentativo con i crank, che solitamente sono esche, la maggior parte di cui ideate, progettate per andare sugli strati più profondi. Vediamo se abbiamo qualche risposta anche con queste esche artificiali. Vediamo un po' la tecnica di recupero che utilizzo e cerchiamo di capire anche quale modello, quale colore ci può dare delle risposte in termini di catture. Andiamo a provare. Allora, io inizio con questo Mocha SS Slow Sinking e ricordo che è stato già fatto sul canale un video dedicato esclusivamente ai crank che vi invito a visualizzare. Allora, proviamo un po' a crank. La cosa più importante è riuscire a capire se le trote sono attive su questo tipo di recupero che è particolare per i crank. Come faccio? Lancio. A secondo se l'artificiale è più o meno affondante, aspettiamo che scenda la colonna d'acqua dove vogliamo farlo lavorare e poi iniziamo un tipo di recupero molto molto lento. Guarda, questo qua è un tipo di recupero ideale per questa tipologia di crank molto valettati. E dobbiamo capire poi effettivamente se le trote sono attive in questa fascia d'acqua, perché ora sto rasentando proprio il fondale, sento il fondale, quindi in questo caso alzo un po' la canna, sento delle tocche svogliate, quindi aumento un po' il recupero, la velocità, e cerco di capire la fascia d'acqua in cui le trote sono attive. Ecco, l'ho preso proprio negli ultimi giri di manovella, l'hai visto? Ho dimenticato il guadino. E questa, diciamo, è un po' la tecnica che io solitamente faccio con i crank. Di nuovo, pesce in acqua. Prima cosa, liberiamo il pesce e poi ci occupiamo della nostra esca artificiale. Mangiato sui 30 centimetri d'acqua, quindi 30 centimetri, quindi le trote sono attive nella fascia superficiale mezz'acqua, perché qua il fondale è massimo un metro e mezzo massimo. Lo libero con le mani in questo caso perché i due ami, uno si è conficcato nel retino, nel guadino. Libero la trota e poi libero l'esca. Ok, lancia l'esca, aspetta qualche secondo, aspetta 3-4 secondi, fermo proprio, vado che scende, poi inizi il recupero lento, inclina ancora di più la canna, verso l'acqua, ok, rallenta un po'. Questa qua è un po' la tecnica di recupero per il crank. Ce l'hai dietro, eh? C'hai proprio un mare di trote dietro.
bravo all'ultimo secondo, bravo, bravissimo! Non devi mai mollare fino all'ultimo secondo. Ha pagato, eh? Non fa toccare la trota sulla sponda, altrimenti è trota squalificata. Bravo. È andata? Andano in strike. Bravo Antonio, tecnica di slamata, canna dietro, releaser in avanti, bravo Antonio. Andiamo avanti un po' con questa sessione di pesca, che è anche un buon esperimento, no Antonio? Stiamo provando tutte le tipologie di esche artificiali, come un buon pescatore di trout aria deve fare. Io sto ancora imparando e ti mostro il modo in cui io utilizzo il jerk. La tecnica del jerk è ideale per le trote, per ricercare, ecco, quelle trote un po' più attive, con quella che è la classica jerkata che noi facciamo con un'azione di canna, di polso, andiamo a ravvivare l'esca in modo da simulare un pescetto ferito. Una volta lanciata la nostra esca, questa è la tecnica di recupero che faccio io. Jerkate, anche abbastanza secche, e poi stop. Sempre col filo in tensione, perché molte volte l'aggressione della trota può avvenire anche sullo stop. Quindi jerk, jerk e stop. Jerk, jerk e stop. Ah, jerk, jerk e stop. Mi aveva dato, però l'avevo vista, avevo anticipato la ferrata. La cosa che succede pescando in acqua molto chiara, che tu vedi la trota che aggredisce l'esca, anticipi la ferrata e ovviamente perdi il pesce. Stessa cosa, jerk, stop. Recupero veloce lineare. Sul recupero veloce lineare ho avuto lo strike. Siamo riusciti a fare un pescetto anche a jerk. Lascio il pesce. Check the mic and make sure it sound right, boy. Qualche parola anche sull'attrezzatura utilizzata, almeno per questa prima parte della pescata. Ho utilizzato una canna della Vulcain, la Breakthrough Zero Verge 60 GL. Questa è una canna di 6 piedi, dall'azione ideale per la pesca degli spoon. Ho accoppiato a questa canna un mulinello Stradic C4 C2000 imbobinato con l'ester. Finale
Fluorocarbon Brave 012 e a connettere il finale allo spoon ho utilizzato un piccolo snap, un micro snap che è davvero indispensabile per facilitarci anche il cambio di artificiale anche durante la sessione di gara. Lo snap è indispensabile, però è giusto anche capire che anche la dimensione dello snap che utilizziamo è fondamentale anche per non sbilanciare esche così piccole come gli spoon che sto utilizzando in questa prima parte, che sono di nemmeno un grammo di peso. Ancora un'altra tecnica di pesca con esche artificiali lipless, quindi senza paletta, dei minnow, diciamo esche artificiali che richiamano le forme di un pesce foraggio classico, prive di paletta, appesantite sulla parte della testa, che vanno, che faremo lavorare sulla fascia più bassa della colonna d'acqua. Sono esche da bottom in gergo, perché vanno proprio a lavorare sulla fascia bassa, quindi sul fondo. Sono esche da fondo che io recupero in questo modo. Una volta lanciate, con la canna leggermente verso l'alto, recuperiamo con cercate alternate verso l'alto, in modo che le facciamo saltellare proprio sul fondo, e molto spesso durante questa azione di jerking riceviamo l'attacco. Questa è una tecnica che va molto bene per i laghi molto profondi, per riuscire a simulare le trote che stanno nelle fasce più basse nel modo più veloce possibile, perché sono esche che hanno nella loro dimensione compatta un peso abbastanza elevato, quindi sono esche anche per fare distanza. Ho avuto già una prima risposta, vediamo se riusciamo a prenderne un'altra. Provo di nuovo a fare un cambio di esche e anche come impostazione proprio di pesca, di tecnica. Sto innescando delle vibe, delle esche in metallo che emettono tante vibrazioni. Comunque sono esche da bottom, quindi lavorano sulla fascia d'acqua più profonda, sul fondo, e sono esche che si recuperano con dei piccoli saltelli, come abbiamo fatto vedere prima anche con i lipless vibe. Ci proviamo. Una volta lanciata la nostra esca, la facciamo affondare sul fondale e iniziamo il recupero alternando delle piccole gercate verso l'alto. Diciamo che le esche vibe sono ideali soprattutto per quei laghi, quegli specchi d'acqua molto profondi, per andare a scandagliare le parti più basse, no? del lago, dove solitamente i pesci stazionano. E in questo caso invece, diciamo, non è un lago molto profondo, tuttavia ci facciamo un po' di lanci per capire e per vedere come reagiscono i pesci. È anche una fase di studio. Esca sul fondo. Anche in questo caso si sperimenta, si fanno diverse tipologie di recupero per capire su quale recupero il pesce attacca la nostra esca. E di conseguenza capiamo anche la velocità con cui dobbiamo recuperare le esche, la potenza delle gercate. Dobbiamo comunque studiare ogni esca, diciamo, le sue caratteristiche per cui viene realizzata, progettata, e dobbiamo anche interpretare quello che il pesce vuole in quel preciso momento. Questa esca, per esempio, ha 3 fori lungo il corpo e possiamo scegliere su quale di questi fori
andare a innescare con il nostro snap, anche per capire il modo in cui noi possiamo recuperare questa isca, che varia a seconda anche dal, diciamo, del punto di innesco. Gli cambiamo il bilanciamento e di conseguenza ne modifichiamo il movimento sia in caduta che nella fase di recupero. Possono sembrare dettagli, ma in alcune condizioni vi assicuro che sono davvero importanti. Ed è giusto, nel momento in cui utilizziamo delle esche artificiali nuove, dobbiamo anche studiarle, capirle. Quante più cose sapremo, più chance avremo di poter entrare correttamente in pesca e di effettuare delle catture. Di nuovo un crank, sono tornato a pescare con questo, con questa tipologia di esche artificiali. Il crank dà sempre soddisfazioni in questo specchio d'acqua. Ovviamente anche la scelta del crank, del modello, delle colorazioni è importante. Che vitalità! Lancio, vediamo se facciamo 3 su 3. Recupero con canna orizzontale all'acqua. L'ho perso. Recupero sempre lento. Il crank emette delle belle vibrazioni ed è un crank che richiama le livree tipiche del pesce foraggio, come colorazione, come grandezza. Ha mangiato negli ultimi, proprio negli ultimi metri. Questa è stata una bella cattura. Mi ha fatto proprio divertire. Eccola qua. 3 su 3, 3 lanci, 3 strike. È il momento di cambiare esca. Un consiglio che mi sento di dare a tutti gli amici che vogliono anche intraprendere un percorso a livello agonistico nel settore della trottaria è di fare attenzione agli ami. Io, diciamo, ne consumo tantissimi, sia perché ogni modello di esche artificiali ha bisogno di un amo specifico, ma anche perché bisogna avere la massima cura, la massima attenzione, avere sempre gli ami in perfetto stato. Di solito
diciamo, gli agonisti più accaniti li cambiano ogni volta che utilizzano un esca artificiale durante la competizione oppure durante le fasi di allenamento. E questa qua è una caratteristica importante, cioè un consiglio utilissimo, quello là di avere sempre gli ami al top sotto le nostre esche artificiali, delle giuste dimensioni, del giusto filo, perché ecco, non bisogna sbilanciare l'esca artificiale e molte volte succede che noi abbiamo delle piccole tocche sull'artificiale, però non ci rendiamo conto che magari quelli lì sono dei pesci che noi perdiamo, perché magari avendo degli ami più affilati rispetto a quelli che montiamo sotto le nostre esche artificiali, che potrebbero essere già stati utilizzati parecchie volte, sono quei pesci che ci fanno la differenza durante le fasi di una competizione, dove un pesce in più, due pesci in più ti danno il risultato di portare i punti a casa della vittoria. Quindi è molto importante avere massima cura e la sostituzione degli ami dopo ogni sessione di pesca. Allora ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo nostro video dedicato alla trout aria. Abbiamo fatto un po' tutte quelle che sono le tecniche possibili in questa tecnica di pesca. Siamo partiti dallo spoon, siamo passati poi al popper, il crank, il jerk e le tecniche da bottom. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un like, scrivete nei commenti se volete ancora qualche altro video dedicato alla trout aria e noi ci vediamo il prossimo video. Come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!